Questo è uno dei limiti, no? Bene, io ora passerei la parola al dottor Torchio, che è un medico, in particolare nel settore dello sport, però è anche specificamente un nutrizionista, un omeopata e tra l'altro, insegnando anche yoga, stabilisce, può esprimere un collegamento con una cultura che non è solo quella che noi pensiamo essere l'unica cultura del pianeta, cioè quella europea e occidentale, ma anche con modi di pensare che si sono evoluti e che non sono coincidenti con quelli che noi mettiamo al centro dei nostri discorsi. Bene, ti lascio la parola. Grazie per la bellissima presentazione. Io mi prenderei la tastiera, me la metterei qui. Non la vedono qua più o meno. Lì si vede. Benissimo, allora cercherò di volare perché siamo in ritardo e intanto ringrazio il Dipartimento di Igiene dell'Ambiente e del Territorio, in particolare la professoressa Tamara Bellone che ancora mi ha voluto qui con voi a condividere questa oramai consuetudine di lavorare assieme per migliorare questo mondo difficile. Allora io direi immediatamente di affrontare le varie criticità di una terra che è sovrasfruttata. Ci occorrerebbe almeno un 60% in più, quindi un'altra terra per poter mantenere lo sfruttamento di oggi. Le criticità maggiori sono ovviamente nell'alimentazione, nel nutrire 7 miliardi, credo, e 700 milioni di persone. Ma ogni gesto della nostra vita è importante. E quindi vediamo quali sono queste difficoltà che stiamo incontrando, che sono veramente oramai delle emergenze. Il clima, l'inquinamento, i rifiuti, gli sprechi alimentari, le sofisticazioni e poi il tutto ovviamente sfocia nell'emergenza salute fisica e mentale. È inutile parlare del clima, di come in questo squilibrio creato dall'inquinamento, quasi come se fosse uno squilibrio yin e yang, tutto il secco se ne va da una parte, tutta l'acqua dall'altra, e in questa disarmonia climatica ovviamente abbiamo un surriscaldamento globale che però lascia spazio ancora a dei fenomeni estremi come per esempio la gelata dell'anno scorso del Texas, e poi c'è la mano nefasta dell'uomo, questi sono gli incendi durati per mesi in Australia 3 anni fa, seguiti da quelli l'anno successivo in California, e poi prima, contemporaneamente quest'anno, l'Argentina bruciava, e mentre bruciava l'Argentina noi sperimentavamo sulle coste del nord Europa per la prima volta un vero e proprio uragano, Eunice, ve lo ricordate, più o meno a febbraio. Allora l'inquinamento, non faccio commenti su questa fotografia e su quali possono essere i modi di far del male di inquinare, ma parliamo di, per esempio, di onde elettromagnetiche e di come qualsiasi nostro gesto possa creare problemi. Anche il fatto di utilizzare tantissimo il computer produce ovviamente anidride carbonica. Quello dei rifiuti però è una cosa altamente preoccupante ed è curioso come l'evoluzione dell'uomo sia tale per cui più l'uomo diventa tecnologico e peggio si comporta e più sporca. Quasi come se potessimo nascondere sotto il tappeto tutta la pattumiera senza che tornasse indietro. E quindi dall'Africa all'Asia l'emergenza dei rifiuti diventa un'emergenza veramente da affrontare. L'emergenza plastica, per esempio, ci fa vedere come la Terra, nonostante tutto, noi la consideriamo come un sasso, no? Inerte sul quale possiamo fare tutto, ma la Terra lavora per noi perché ha creato negli oceani queste isole di raccolta che sono grandi come la penisola iberica, Spagna e Portogallo messe assieme, dove la flora batterica processa la plastica che però si disgrega ovviamente. E quindi abbiamo da un lato microparticelle di plastica che si liberano nel plancton e che ci ritroviamo poi ovviamente nel pesce, ma troviamo addirittura pesci che probabilmente per la flora batterica che ricopre poi i sacchetti di plastica se li mangiano direttamente. Il risultato comunque è che questa plastica la troviamo dappertutto, le particelle più piccole passano anche la barriera placentare e abbiamo in più tutte le microsfere utilizzate nei prodotti per l'igiene intima, per l'igiene estetica, che possono
possiamo poi ritrovare ovviamente nei prodotti come il sale, la birra, lo zucchero, insomma i prodotti di larghissimo consumo. I lavori sono tantissimi, ma noi andiamo avanti. L'unica cosa da ricordare è che, per esempio, la plastica lega il bisfenolo, lega i metalli pesanti, tutta una serie di agenti che sono interferenti ormonali e anche cancerogeni. Parlando di allevamenti e di agricoltura intensiva, già molti anni fa si sapeva che l'utilizzo delle terre per coltivare bestiame e produrre latte derivati aveva un impatto sull'anidride carbonica oramai paragonabile a quello dell'industria del trasporto, se non superiore. E infatti già le Nazioni Unite invitavano, vedete la terza riga, a ridurre il consumo di alimenti di derivazione animale come una causa primaria di impatto ambientale, inquinamento, effetto serra e spreco di risorse. Allora, parliamo di sprechi alimentari, ma parliamo anche di contaminazioni. Qui c'è l'ingegno dell'uomo e questo, come possiamo dire, inganno, ma anche l'amore per l'estetica che ci fa pensare, ovviamente, che il cibo debba essere abbellito senza interessarsi se ci sono invece dei contaminanti. Quindi l'Agenzia Europea per la Sicurezza fa delle liste, delle cosiddette blacklist, dove ci sono anche cibi salutari che sono contaminanti ovviamente da anticrittogamici, pesticidi, anche la Coldiretti la fa, e tra l'altro qui troviamo, faccio un esempio, le bacche di goji che io consumo largamente, le lavo, le lascio a bagno nell'acqua tiepida, le lavo bene, proprio perché oramai anche i cibi, per così dire, salutari sono contaminati. E poi gli additivi alimentari, abbiamo detto questo amore dell'estetica, e cioè una mela deve essere grande e bella, perfetta, non importa se poi è contaminata, o soprattutto se ha perso, rispetto a una mela di 50 anni fa che era piccola e brutta, ha perso il 70% dei nutrienti. E gli additivi alimentari quindi migliorano l'estetica, la conservazione, e li conosciamo bene, ce ne sono centinaia. Alcuni sono, diciamo, preoccupanti nei loro effetti. E poi ci sono tutte le frodi. Se noi guardiamo i rapporti dei NAS ci spaventiamo. Le frodi, le truffe. In alto a destra l'olio extravergine di oliva che venga tagliato da ore di scarsa qualità è l'ultimo dei problemi, perché in realtà viene tagliato spesso con gli oli delle lampade. Quindi in questa diapositiva voi vedete, come posso dire, i peccati veniali delle frodi, ma le frodi sono molto molto peggio di quello che vediamo in questa diapositiva. Tornando agli allevamenti e alla coltura intensiva, sappiamo che sfruttano la maggior parte dei territori sia in Italia che sul pianeta. E ovviamente il glifosato è un po' il capostipite di centinaia e centinaia di sostanze tossiche che vengono utilizzate per maggiore produzione, laddove però creano poi moria di api, e quindi anche qui tutto ci si ritorce contro. Ma oggi vorrei fare un piccolo approfondimento sui grassi industriali di derivazione animale, perché qui veramente c'è una criticità per la salute da ricordare. Allora, tutte le carcasse degli animali possono essere trattate chimicamente con processi peraltro legali, e possono essere questi grassi estratti si ottengono delle creme, degli addensanti, ma si ottengono dei grassi, dei burri di panificazione che vengono usati in prodotti da forno. Li troviamo un po' dappertutto. Quando voi vedete la scritta monoediglicerdi, degli acidi grassi, su un'etichetta, possono derivare da oli di semi scarsi, di scarsa qualità, ma se arrivano dalle carcasse degli animali ovviamente è molto peggio, e sono anche tutte le margarine. Quindi se vedete questa dicitura io vi consiglio sempre di scartare il prodotto, che troviamo dappertutto: gelati, caramelle, le creme che ci sono dentro i biscotti, le gelatine alimentari, ma soprattutto nei prodotti da forno, anche quei grissinetti che ci vengono propinati a volte nei nostri pasti rapidi mezzogiorno, i 4 grissini, molte volte contengono questi grassi che vanno a finire nel fegato, nelle arterie, e soprattutto creano quella grande infiammazione che è il terreno di partenza di una buona parte delle nostre malattie, tra cui non solo la steatosi epatica ma anche i tumori. Sono grassi trans, quindi non sto a spiegare agli ingegneri la chimica, sono grassi innaturali di configurazione sinistra, laddove in natura
sono invece di configurazione diversa, quindi noi non abbiamo sufficienti enzimi, per questo si accumulano dentro l'organismo e li troviamo anche nei grassi animali. Poi c'è l'emergenza degli zuccheri, troppi, l'emergenza del sale e soprattutto il sale occulto, già presente nei prodotti industriali. E gli alcolici? Allora, gli alcolici, ovviamente, un bicchiere di vino rosso di buona qualità è sicuramente salutare, un cocktail fatto con una bibita zuccherata, con un pseudo succo di frutta con colori sgargianti di lavorazione industriale, più un superalcolico dentro, ovviamente non è per niente salutare. Oltre a tutto ciò, nella nostra società c'è un grande abuso di farmaci che finiscono nel nostro corpo e nell'ambiente. E alla fine noi ci ritroviamo ad essere veramente un ricettacolo delle vere e proprie pattumiere di sostanze tossiche. E l'emergenza salute diventa una priorità. Allora, le malattie del eccesso alimentari sono tante: diabete per gli zuccheri, la gotta per le proteine, le dislipidemie, l'ipertensione. Quindi a noi la scelta. L'obesità è un'epidemia globale. È molto difficile, soprattutto verso i 50 anni, intorno ai 50 anni, ritrovarsi con un indice di massa corporea nella media. Quindi mi raccomando, pensate che anche col, lo dico soprattutto per voi ingegneri, man mano che si invecchia, la vita ci regala qualche chilo ogni anno e noi dobbiamo essere pronti ad adottare le contromisure. Il diabete è galoppante, ma soprattutto oggi l'emergenza è quella del cancro, perché vediamo che il cancro che deriva dal cibo spazzatura, dalla scorretta alimentazione, oramai rappresenta una percentuale preoccupante, e qui stiamo parlando del National Cancer Institute, quindi stiamo parlando di dati veramente ufficiali. Quindi l'obesità stimola qualsiasi tipo di malattia, e ricordiamo il monito del professor Veronesi. Intolleranze, un'altra emergenza, due parole soltanto, perché anche le intolleranze sono aumentate a dismisura, sono dovute soprattutto all'alterazione della flora batterica intestinale creata dall'uso smodato di conservanti, additivi, antibiotici, pesticidi, farmaci che creano una porosità dell'intestino e creano un'alterazione della flora batterica. Vedete che queste giunzioni di separazione tra le cellule intestinali si rompono e le tossine passano, le molecole indigerite passano nella circolazione creando una reazione immunitaria. E andiamo avanti, a ciò aggiungiamo tutta la pericolosità dei mercati dove animali vivi, animali morti, animali macellati clandestinamente in maniera sommaria, nella scarsa igiene, animali selvatici tra l'altro, assieme agli animali di allevamento, sono un'incubazione per il virus incredibile. E qui infatti vedete che anche questi poveri cani vanno al festival del cane, e che per loro vorrà dire fare questa fine, questa brutta fine. E quindi il salto di specie dei virus che trovano negli allevamenti intensivi e in queste promiscuità un terreno favorevole ci ha portati a sfiorare la tragedia per tanti anni, laddove poi con il primo avvertimento del 2002 con la vecchia SARS, che era ancora più pericolosa ma fortunatamente non diffondeva, vi stiamo vivendo oggi la tragedia. E poi tutto questo influisce negativamente sulla psiche, e quindi depressione, ansia sono un'ulteriore emergenza, e tutto ciò che influenza la psiche ritorna sull'alimentazione ed è aumentare i disturbi alimentari e di nuovo uno squilibrio yin e yang, come nel clima: persone che non riescono a dimagrire e persone invece che si asciugano e dimagriscono troppo. Soluzioni per il pianeta, cerchiamo di andare veloce. Vedete come la dieta onnivora, e qui sono sommate tutte le criticità che ci possono essere, l'impatto ambientale sulla salute e tutto quanto, ha ovviamente un maggiore impatto rispetto a una latte-ovo vegetariana e rispetto a una dieta vegana. E allora parliamo di alimentazione. E questa è una delle diapositive più importanti che vi propongo, perché in questa alimentazione abbiamo proprio cinque passi importanti che dobbiamo ricordare. Se vogliamo migliorare la nostra salute e l'ambiente, dobbiamo ridurre le proteine animali sostituendole con quelle vegetali,
CBBO a chilometri zero e di stagione, perché? Per carità, un surgelato è un ottimo modo di conservazione, ma implica consumo di corrente e quindi tutto un impatto con l'anidride carbonica molto più oneroso. Ridurre i confezionamenti, dobbiamo portarci come adesso si vede fare la nostra borsa, utilizzare sempre quella e ridurre tutti questi diciamo materiali monouso che si disperdono nell'ambiente, ridurre poi gli sprechi alimentari, i cibi processati industrialmente l'abbiamo visto, ma punto numero 5 che è fondamentale, se vogliamo ottenere qualche risultato dobbiamo inserire una vera e propria materia scolastica, perché non si può parlarne solo ogni tanto, i nostri bambini devono crescere con un'educazione. Allora, parliamo della dieta mediterranea, entriamo sempre più nei particolari della dieta ed è importantissimo ricordare che noi abbiamo un patrimonio incredibile, abbiamo i cereali che sarebbero da consumare integrali in alto a sinistra, da condire senza magari troppi soffritti con olio crudo e spremuto a freddo, il mix di legumi per avere tutti gli amminoacidi, le verdure con la regola dei 5 colori per avere tutti gli bioflavonoidi, gli antiossidanti, i caroteni e le vitamine, e poi frutta fresca sempre con lo stesso sistema dei 5 colori e la frutta secca. Frutta secca che fornisce sali minerali, proteine, ma anche gli importanti fosfolipidi e gli omega 3, i grassi buoni che a differenza degli altri fanno bene. Perché sopra vedete la comparsa vegana? Perché questo tipo di dieta mediterranea che io vi ho fatto vedere è a tutti gli effetti una dieta vegana. L'unica cosa che dobbiamo sapere è che se noi continuassimo questo tipo di alimentazione incontreremmo una carenza di vitamina B12, che è la grossa criticità della dieta vegana, e quindi dobbiamo aggiungerla come integratore. Io spezzo un po' una lancia a favore di questa dieta, anche se vi dico subito che normalmente i vegani sono più che altro degli animalisti, e questo mi sta bene, è una cosa molto bella, però essere animalista non vuol dire poi esagerare nelle ideologie e rifiutare un integratore laddove poi si allatta un bambino con carenza di B12 e il bambino non cresce. Quindi mi raccomando, l'alimentazione vegana è molto interessante, ma dobbiamo pensare all'integrazione. Se aggiungiamo latte e derivati, abbiamo una dieta indiana, cioè una latto vegetariana. L'impatto ovviamente con l'ambiente è un pochettino più oneroso, perché implica poi qualche allevamento, e se aggiungiamo le uova abbiamo la latto ovo vegetariana. È chiaro che la mancanza di B12 e di vitamina D in questo caso si fa sentire molto meno. Andiamo avanti. Ricordiamoci che se soltanto una nazione come gli Stati Uniti, dove si mangia latte derivati, carne tutto il giorno dal mattino alla sera, si sostituissero le proteine per un giorno alla settimana soltanto, avremmo del risparmio incredibile sulla salute e sull'ambiente. Sulla nutrizione vi raccomando, perché devo correre per forza, non solo la quantità e la qualità, ma anche la cottura, perché un cibo salutare può essere rovinato dalla cottura sbagliata. E l'equilibrio acido-basico, che è stato il culmine scientifico della dieta macrobiotica, molto interessante, perché noi abbiamo una dieta occidentale acidificante, perché le proteine animali, latte derivati, zuccheri raffinati acidificano. Questa acidificazione porta a infiammazione latente, che è il terreno di partenza di molte malattie degenerative, tra le quali anche i tumori stessi. Ma c'è, rispetto alla dieta acidificante, anche una grossa criticità, che è quella dell'osteoporosi, perché quando noi perdiamo, abbiamo una dieta acidificante, quindi eliminiamo gli acidi nelle urine e troviamo un pH delle urine per esempio di 5, che viene considerato normale, ma vuol dire che il nostro corpo si impegna a eliminare acidi perché la dieta è troppo acida. Il pH dovrebbe essere 6,5. In questo caso, anni di dieta acida fa sì che il corpo debba basificare, cioè ricorrere ai ripari, prendendo fosfati e bicarbonati nell'unica nostra riserva, che sono le ossa. E questo vuol dire andare incontro quindi all'osteoporosi. Quindi ricordiamoci intanto che dobbiamo aumentare tutte le vitamine e gli antiossidanti naturali, che le fibre sono importanti non solo per l'intestino, ma anche perché eliminano le tossine, e l'importanza dell'educazione alimentare nei bambini. Bambini
che mangiano troppi zuccheri e diventano iperattivi, o semplicemente bambini che non amano le verdure perché non gli vengono proposte nel modo giusto. I bambini devono giocare e quindi bisogna che quando si siedono a tavola abbiano il loro piatto di verdura e di frutta con, con le nostre creazioni, e dobbiamo trasmettergli questo amore. Non sarà facile fare un qualcosa del genere, ci sono fare anche qualcosa di meno impegnativo. Allora, aboliamo le margarine, abbiamo detto i grassi animali, invece i grassi vegetali sono fonte di omega 3, quindi grassi protettivi che hanno invece effetto antinfiammatorio rispetto alla dieta occidentale. I condimenti: olio crudo spremuto a freddo, spezie e sapori, però non a casaccio, adattate alle nostre esigenze di salute, lo possiamo fare. E il miso, che deriva dal Giappone, la salsa di soia, sostituiscono i condimenti e il sale, ma di buona qualità perché non ci siano glutammati. Anche l'aceto dovrebbe essere naturale per avere i suoi fermenti all'interno. E qui facciamo, facciamo una classifica, cioè gli oli, re incontrastato della salute, l'olio extravergine di oliva a freddo, a crudo, premuto a freddo e mangiato a crudo. Poi al podio seguono l'olio di girasole, di mais e di soia. Perché ho messo l'ultimo, quello di soia? Perché spesso deriva da soia di scarsa qualità o transgenica. Ma se vogliamo spingerci al massimo per quello che riguarda l'utilizzo degli oli in senso terapeutico, ricordate che l'olio extravergine di oliva potrebbe essere accompagnato da un cucchiaino di olio di lino, più ricco di omega 3, quindi un complemento ideale, dall'olio di semi di zucca, ricco di vitamina E, e tra l'altro ideale per la prostata e per l'uomo, quindi un cucchiaino di lino, un cucchiaino di semi di zucca in aggiunta alla base di extravergine di oliva. Poi abbiamo l'olio di germe di grano, ricostituente, ricchissimo di sostanze, l'olio di borragine, il più ricco di omega 3 e soprattutto ideale per la donna perché regola il ciclo sia prima che dopo la menopausa. E infine vi ho messo anche un olio curativo, l'olio di ribes nigrum, che ha le caratteristiche ideali per chi soffre di allergie e intolleranze. Tutti questi oli possono essere utilizzati in questo modo intelligente. Parlando del burro, rapidamente, il burro di latte ovviamente ha colesterolo, non deve essere cotto perché ha un punto di fumo molto basso, il ghee, che è il burro chiarificato, quello indiano, viene scaldato a bagnomaria, viene tolta la schiuma, le parti diciamo che possono farlo irrancidire, ma molto valido il tahin, il burro di sesamo, ricchissimo di calcio, ideale per osteoporosi, di omega 3, cioè di grassi buoni. Il burro di arachidi in teoria andrebbe bene, ma l'acido arachidonico come acido grasso ha dei limiti, quindi non bisogna esagerare e soprattutto non deve essere di scarsa qualità perché è molto diffuso. E poi il burro di cocco. Il burro di cocco ha delle caratteristiche molto simili al burro di latte, però chiaramente non ha colesterolo. Allora, è inutile che io spieghi agli ingegneri che gli oli si alterano con la cottura, ma dobbiamo sapere che questa ragazza che ha il suo cartoncino di patate fritte, se mangiasse patate bollite con l'olio extravergine, un po' di prezzemolo, qualche pomodorino e tutto quanto, quell'olio rimarrebbe nel suo corpo, le farebbe bene, mentre questo olio del fritto, oltre a farle male, dovrà essere smaltito e poi quasi sempre gli oli fritti finiscono nei lavandini eccetera eccetera e sappiamo benissimo i danni poi che fanno all'ambiente. L'olio di palma, due parole su questo problema. L'olio di palma di per sé assomiglia al burro di cocco, però è di scarsa qualità perché viene scaldato due volte, prima per l'estrazione dove si fanno dei panetti di burro di palma, dopodiché viene utilizzato nuovamente riscaldato per i prodotti da forno. Però attenzione alle etichettature, perché se io oggi su un prodotto vedo fonte sostenibile, vedo green, naturale o soprattutto senza olio di palma, questa società mi fa credere che io sono avvantaggiato. Io invece voglio sapere che cosa mi mettono al posto dell'olio di palma, perché se al posto dell'olio di palma mi mettono quei grassi animali che abbiamo visto, i monodigliceridi, gli acidi grassi ricavati dai cadaveri degli animali, alla fine io mi tengo l'olio di palma che non sarà così salutare, ma fa meno male. E attenzione anche a tutte queste terminologie, anche zero oggi sta diventando un simbolo della pubblicità, ma zero zuccheri mi sta bene, che non mi viene il diabete e non ingrasso.
ma che cosa mi mettono al posto di questi zuccheri? Mi mettono qualcosa di salutare o degli edulcoranti chimici che tra 20 anni mi fanno avvenire un tumore? Quindi guardate le etichette e diffidate, mi raccomando. Gli omega 3 ne abbiamo parlato, hanno questo effetto anche antinfiammatorio, oltre che prevenire infarti e ictus, e la dieta occidentale acidificante crea infiammazione, così come il tessuto adiposo, e l'infiammazione è stata messa in evidenza come punto veramente dolente dal Covid, perché le persone con un più alto livello di infiammazione corporea hanno avuto degli effetti purtroppo letali. Andiamo ancora avanti, cereali integrali, vi lascio questa diapositiva da consultare magari dopo, perché ci sono con l'asterisco tutti quelli senza glutine. Non è colpa del glutine, ma dell'uomo che ha creato un grano con 18% di glutine, laddove 50 anni fa c'era il 3%, e quindi è un glutine che poi disturba il nostro intestino. Le proteine di origine animale, abbiamo detto che acidificano e facilitano certi tipi di tumore, ma soprattutto danno anche instabilità emotiva. Cioè aumentano la dopamina e ci rendono più aggressivi, e credo che questo mondo debba anche porsi delle domande proprio sull'aggressività. Le proteine vegetali sono i legumi, sono i semi, ma sono anche i cereali, che arrivano fino al 15-20% di proteine e possono essere associati molto bene. Allora, questo l'abbiamo detto, che l'acidità metabolica della dieta sbagliata ci porta all'osteoporosi. Noi con lo stile di vita e l'alimentazione vogliamo mantenerci invece in forma come questo guru, che a 60 anni faceva ancora queste posizioni. Allora, per compensare l'acidosi e ovviamente tutti gli elementi infiammatori come le interleuchine, che vengono prodotti anche dall'adipe, noi dobbiamo per forza consumare più verdura e frutta, che sono basificanti. Le cellule cancerogene preferiscono l'ambiente acido, questo è un fatto scientifico. E per alcalinizzare ci basterebbe un estratto tutti i giorni di frutta e verdura bevuto, e sarebbe sicuramente una bella scelta. La caseina e il latte ha sicuramente un alto potere nutritivo, ma ricordiamoci che latte e uova hanno fattori di crescita, perché il latte è un elemento di crescita, così come le uova sono una cellula, e quindi a una certa età possono spingere un po' le cellule, che potrebbero anche degenerare, allora dobbiamo ridurle. Le proteine vegetali appunto sono carenti di vitamina B12, però ricordatevi che anche l'OMS dal 2017 ha raddoppiato il fabbisogno, ha raddoppiato d'amblè 400 grammi dal 2004 al 2017, dopodiché è stato detto per una persona media 800 grammi al giorno tra frutta e verdura per poter star bene. E andiamo ancora avanti, una parola sulle alghe. Le alghe sono fantastiche, hanno una quantità di proteine incredibile, l'unica cosa è la criticità delle alghe riguarda i contaminanti. Andiamo ancora avanti rapidamente. Per cercare di curarsi come il cibo, come possiamo fare? Curarsi con il cibo vuol dire adattarlo anche alla nostra costituzione. Qui la medicina ayurvedica è andata vi fa vedere dove possiamo arrivare con l'alimentazione. Abbiamo tre costituzioni: magro, asciutto, nervoso, calorico, pressione alta, caldo, con forti secrezioni, sebace, suda molto, e olio che è pachidermico, con un tessuto sottocutaneo molto spesso, l'ossatura grossa, ingrassa molto facilmente ed è molto lento. Queste costituzioni le troviamo anche nei cani, negli animali. Allora, come possiamo agire? Ottimizziamo l'alimentazione. La persona magra e asciutta, che non ingrassa, può mangiare qualche, non dolci, ma qui per dolce si intende il carboidrato, cioè il primo piatto. Può salare un briciolino di più rispetto alla media. La persona focosa con la pressione alta, le mani calde, qui non si legge bene, cibi astringenti e amari. L'amaro è depurante, e il cibo astringente è quello che riduce questa sua tendenza yang, espansiva. Un esempio, una spezia, la salvia astringente, oppure il carciofo. Il carciofo è un cibo amaro e astringente. Olio invece ingrassa vistosamente, non può toccare il sale, perché il sale gli crea un'enorme ritenzione idrica nei suoi tessuti spessi, un po' come cotenne. Deve mangiare amaro, e può mangiare un pochino più di piccante, perché sapete che il piccante è uno stimolante metabolico e nervoso. Lui ha un metabolismo molto lento ed è anche lento e pachidermico come suo standard.
Allora, torniamo e qui siamo alla fine. Come possiamo ancora migliorare questa dieta di cui abbiamo parlato? Per chi ha problemi di digestione, possiamo cambiare l'ordine degli alimenti. Allora, prima le verdure come antipasto, con i 5 colori, con l'olio extravergine di oliva arricchito dagli oli terapeutici di cui abbiamo parlato. Poi il nostro mix di legumi assieme ai cereali integrati, però con i sapori adattati alla nostra persona e alla nostra costituzione. Ovviamente la frutta può essere mangiata assieme alla frutta secca fuori pasto negli spuntini, proprio per evitare di sovraccaricare troppo lo stomaco e la digestione. Qui c'è una videata sul potere terapeutico delle spezie che ve la lascio per chi vorrà. E parliamo ancora delle bevande rapidamente. È chiaro che sul podio abbiamo l'acqua pura di fronte, su questo non c'era dubbio. Al secondo posto per la salute gli estratti di frutta e verdura di stagione, adattati sempre chiaramente alle nostre caratteristiche. E poi le tisane. Le tisane anche queste vanno scelte non a casaccio, vanno scelte proprio sulla base delle nostre criticità fisiche che dobbiamo individuare. Ahimè, soltanto al quarto posto il vino rosso, che i miei nonni produttori di vino avrebbero voluto vedere al primo posto, ma è al quarto posto. Comunque il vino rosso contiene resveratrolo, antiossidanti, vitamine, un sacco di cose che vanno molto bene per la salute, ma ovviamente il problema è la quantità. Un gradino sotto il vino bianco, perché contiene meno antiossidanti, e un gradino sotto la birra, che è sempre un prodotto della natura, però contiene tante purine e quindi per chi ha gli acidi urici alti non va bene, e in più il luppolo non fa bene alla prostata. Benissimo, allora questi bei piatti li avremmo dovuti presentare, ma non c'è tempo. Diciamo che la dieta vegetariana va benissimo anche per lo sport, e se qualcuno mi dicesse: ma io non mi sento pronto a diventare vegetariano, possiamo farlo poco per volta. Incominciamo a cercare di ridurre al massimo la carne, per ridurre l'impatto sul pianeta, ma anche per la nostra salute. E prendiamo al massimo 2-3 volte alla settimana il pesce, i latticini 1-3 volte alla settimana e 1-2 uova alla settimana. Questo, ovviamente, tutto il resto sono i mix di legumi che abbiamo detto, tofu e tutto quello che sono proteine vegetali. Qui già facciamo un ottimo lavoro per la salute e per l'ambiente. Parliamo di depurazioni, ma torniamo qui alla fine al nostro ambiente. Vi ricordo che un chilogrammo di carne necessita di quasi 18 kg di cereali, e vi ricordo che Schwarzenegger, che qui tutto sommato, se togliamo qui a un piatto, diciamo dei piatti salutari, ha del pane integrale, della frutta, però questo lui deve pensare che quando si mangia una bistecca da un chilogrammo deve prendersi la responsabilità verso l'ambiente di aver fatto produrre 68,8-70 kg di anidride carbonica, e che se lui avesse avuto un chilogrammo tra fagioli, mais, eccetera, eccetera, non avrebbe neanche raggiunto un chilogrammo, quindi 70 volte di meno come impatto di produzione di CO2. Lasciamo stare gli acidi urici e tutti gli effetti che abbiamo visto. Quindi vi lascio ancora al fatto dello stile di vita. Deve essere alimentazione e sostenibilità, attività fisica, di cui non abbiamo parlato, ma fondamentale, e controllo della mente. E qui vi riporto la conferenza dell'anno scorso, dove abbiamo veramente approfondito questo argomento. E siamo alla fine, i vegetariani famosi, e poi questo mondo ovviamente incerottato che vogliamo curare con le nostre regole. Da dove possiamo partire? Come sempre dobbiamo partire da noi stessi. Se noi non miglioriamo noi stessi, se noi non creiamo un'armonia nella nostra mente, con lo yoga, con la meditazione, con tutto quello che volete, con l'arte, con la musica, se noi non creiamo un'armonia nella nostra mente, non andiamo a toccare l'anima che è connessa con questo universo, con questa coscienza universale con la quale siamo sintonizzati, non potremmo mai essere in sintonia con la terra. Quindi è un invito proprio a fermare la mente, a entrare nell'anima e a pensare che noi facciamo parte di questo universo, e soltanto in questo modo possiamo abbracciare la terra, e a quel punto tutte queste cose che io vi ho detto ci diventano spontanee e non richiedono più alcuno sforzo. Con questo io vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo ancora solo la conferenza dell'anno scorso, dove abbiamo affrontato l'argomento proprio meditazione e la mente dell'uomo. Grazie, credo proprio che bisognerà mettere a disposizione le diapositive, perché c'è moltissimo da imparare e da studiare su quelle diapositive, questo sarà, è già previsto che avvenga.
Siamo relativamente in chiusura, visti i tempi e gli orari del Politecnico, ma questo sarebbe il momento di interventi, domande, quelle, se ce ne sono, la parola a chi la vuole.